Walter Nocito, dobbiamo fare di sicuro una riflessione su quanto è avvenuto in Piemonte, un tragico incidente che ci fa capire di come l'Italia sia da ristrutturare. Purtroppo oggi, dopo il disastro di ieri, il commento è necessario. L'Italia è un paese fragile, ci sono territori poveri in Italia, sono territori molto fragili sotto molti profili, da quello sociale a quello idrogeologico a quello ambientale, ci sono delle bombe ecologiche in Italia e soprattutto c'è un problema, il patrimonio nazionale infrastrutturale. Ieri abbiamo capito che anche nel Piemonte le opere pubbliche costruite negli anni del cemento, negli anni 60, delle grandi autostrade, del grande intervento statale, hanno bisogno di una manutenzione molto approfondita, molto seria, molto tecnologica. Quello era un impianto manutenuto il 2016, evidentemente non era fatta bene la manutenzione, ma il problema è più generale. Insomma, il paese per crescere ha bisogno di sicurezza, di certezza e di qualità delle opere, non di quantità delle opere. La morale che io ne vorrei trarre è che il piano nazionale di recupero e di resilienza, la parola non è un caso, resilienza, deve riguardare la manutenzione, la rigenerazione, il rafforzamento e di messa in sicurezza di tutte le opere nazionali di cui abbiamo bisogno: strade, ferrovie, porti, aeroporti, stazioni, viabilità secondaria, palazzi pubblici. Non bisogna costruire più nulla di nuovo, va abbattuto e ricostruito il vecchio, va ristrutturato, vanno fatte le opere, per esempio, di sicurezza sismica. Questo è il grande interesse che in Italia dobbiamo coltivare nei prossimi 6 anni e dobbiamo usare, soprattutto al sud, i soldi dell'Europa per avere questi obiettivi: valorizzare, chiudere i cerchi, rifinire le opere, superare la fase dell'incompiuto calabro, che esiste sia per le case private e l'edilizia privata, ma soprattutto esiste l'incompiuto calabro per le opere pubbliche. Il famoso ospedale di Scalea è uno tra i migliaia di esempi possibili. Ecco, ristrutturazione anche in campo politico. In Calabria si sta optando per le primarie del centro-sinistra. Cosa ci dobbiamo aspettare? Io non ho nessuna aspettativa positiva per lo strumento primarie. In Italia ha funzionato poco e ha funzionato male. Ci ricordiamo tutti le primarie del 2011 a Napoli, i famosi cinesi e bangladeshi alle urne. Io credo che giocare con le primarie sia un gioco tendenzialmente stupido. Al momento in Calabria ci sono 3 soggetti che vogliono partecipare alle primarie: il viceministro del Sud, Franco Corbelli, sempiterno battagliero, ma anche inutilmente battagliero, e l'uomo del PD. Sinceramente non credo che questa primaria 3 possa produrre un risultato di legittimazione politica forte, di energia. Credo che le primarie vanno fatte poco e vanno fatte quando c'è la reale condizione di funzionamento. Per esempio a Roma io non vedo le condizioni di funzionamento, nel senso che Calenda si è tirato fuori. La novità vera è Calenda, lui non sta nel gioco delle primarie. Le primarie non creeranno un gioco nuovo, saranno la conferma dell'uomo del PD, il quale userà poi le elezioni, il primo turno, per fare le vere primarie. In Calabria De Magistris sta ragionando con lo stesso forma mentis e ci dice ogni mattina: le primarie in Calabria saranno la giornata elettorale. Dimentica di dire però, Gigi De Magistris, che le primarie della tornata elettorale calabrese sono a turno unico. Nei comuni, lui ne ha goduto nel 2011, il ballottaggio è previsto e si fanno le primarie al primo turno e la vera elezione al secondo turno di ballottaggio.
questo è un dettaglio che purtroppo non hanno capito né io sto, né Dalila Nesci, né Gigi De Magistris.